Bene, siamo qua con il dottor Montanari, per la prima volta in intervista con M3V, movimento nato per la difesa della libertà di scelta in Italia, e vogliamo chiedergli alcune cose che riteniamo significative per questo periodo di supposta pandemia che stiamo vivendo. E, dottor Montanari, tra virus, coronavirus, inquinamento ambientale, che relazioni possono esserci secondo lei, sia per quello che riguarda la diffusione del virus stesso che per quello che riguarda la gravità degli effetti? Basterebbe fare una osservazione banalissima: vedere dove c'è stato il massimo della concentrazione delle patologie e vedere quanto il territorio può essere sovrapposto al territorio dove c'è il massimo dell'inquinamento ambientale, cosa che è controllabilissimo perché basta guardare le fotografie da satellite e si vede che la zona della pianura padana è particolarmente inquinata, con particolare riguardo a Bergamo, Brescia. Tra l'altro Brescia ha un record bellissimo, cioè ha credo l'inceneritore più grande d'Europa, e da un inceneritore non è che esce aria di montagna. Bene, curiosamente le patologie, la densità delle patologie corrisponde alla densità dell'inquinamento, ma questo ci sta perfettamente, perché chi si ammala e poi magari muore anche, non muore affatto di coronavirus, ma muore di tromboembolia polmonare, cosa che noi dicevamo molto molto prima. Molto prima vuol dire una settimana o due prima, perché qui siamo a tempi veramente molto brevi. Cosa vuol dire tromboembolia polmonare? Vuol dire che all'interno del sistema circolatorio, delle vene in questo caso, qui parliamo proprio di sangue venoso, si formano dei piccolissimi trombi, dei piccolissimi coaguli di sangue. Il fenomeno fu scoperto, fu pubblicato nel 1865 da un signore che si chiamava Armand Rousseau, e lui diceva che è una microtrombosi diffusa. Questa microtrombosi poi diventa microembolia. Embolia vuol dire un embolo, è semplicemente un trombo, cioè un coagulo di sangue che si sposta trasportato dal sangue. Dopo essere trombo da fermo si chiama embolo quando si muove. Bene, embolia significa che tutti questi trombi viaggiano con il sangue e, essendo sangue venoso, vanno necessariamente nel circolo polmonare. Quando sono nel circolo polmonare arrivano in un vaso grande che diventa, si ramifica e diventa sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, finché questi trombi sono sufficientemente grossi, sufficientemente aggregati da tappare dei vasi. Più numerosi sono questi trombi, più numerosi sono i vasi che si bloccano, e quindi la persona affetta da questo problema non riesce più a fare arrivare il sangue agli alveoli polmonari. Gli alveoli polmonari sono i milioni e milioni di sacchettini in cui arriva l'aria, e all'esterno del quale arriva il sangue carico di anidride carbonica, che scarica la sua anidride carbonica, si ricarica di ossigeno e riparte per ossigenare tutte le cellule. Non potendo arrivare il sangue perché queste vie vascolari, questi vasi sono tappati, è chiaro che io posso mettere tutto l'ossigeno che voglio dentro al polmone, ma non riuscirò mai a farlo arrivare al sangue. Ma faccio di più, faccio di peggio: dando tutto quell'ossigeno, io faccio passare l'ossigeno nei vasi linfatici, quindi creo una iperossidazione di ciò che c'è anche nei vasi linfatici. Quindi io sto facendo un vero e proprio disastro, un vero disastro. Quindi questa malattia è stata trattata in maniera non soltanto sbagliata, ma totalmente deleteria, e che ha
Questi errori hanno ucciso migliaia di persone. Quindi sono stati dei veri e propri errori medici. Perché si formano questi piccoli trombi? Si formano perché noi l'abbiamo dimostrato ormai una ventina d'anni fa, noi siamo mia moglie e io, l'abbiamo dimostrato ormai una ventina di anni fa con delle fotografie al microscopio elettronico, le piccole particelle di materiali inquinanti, che è quello che esce dagli inceneritori di rifiuti, dal gas di scarico delle automobili, dal riscaldamento domestico, dalle fabbriche, da tutto quello che è lavorazione a caldo, riesce a trasformare una proteina, una glicoproteina solubile nel sangue, che si chiama fibrinogeno, in un'altra insolubile, che si chiama fibrina. Questa fibrina è fatta da fibre, queste fibre diventano lo scheletro del trombo, lo scheletro di un trombo. Ma c'è di più, questi trombi si formano anche quando la parete dei vasi è infiammata. E la parete dei vasi si infiamma sia per la presenza di particelle, sia per la presenza di altri inquinanti, che sono dei gas a base di zolfo, dei gas a base di azoto, sono dei furani, degli idrocarburi policiclici aromatici, dei policlorobifenili, cioè tutto quello che esce da queste fonti inquinanti. Quindi noi abbiamo, oltre alle particelle, abbiamo anche queste sostanze quasi sempre organiche, non sempre, ma quasi sempre organiche, che provocano formazione di trombi. Probabilmente poi, per finire, questo virus, questo Covid, questo coronavirus, anche lui ha questo tipo di proprietà, cioè di formare questi trombi che poi embolizzano. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è banalissima. Invece di continuare a somministrare aria e ossigeno, che è mortale, cioè vuol dire uccidere il paziente, si dà qualche cosa che impedisca la formazione del trombo, e quel qualche cosa è l'eparina, farmaco fra l'altro di origine naturale noto da molti decenni. Quando invece il trombo si è già formato e ha già fatto il tappo, si dà un altro farmaco di origine naturale, anche quello conosciuto da decenni, che si chiama urochinasi, un attivatore del plasminogeno. Quindi sono stati commessi degli errori gravissimi e adesso si sta facendo di tutto, e probabilmente ci si riuscirà, per dare una specie di immunità a chi ha compiuto questi errori clamorosi. Chiarissimo. In parte ho anticipato la seconda domanda che volevo fare. Che cosa si sa attualmente di questo nuovo virus dopo terapie iniziali che ormai si ritengono sbagliate, e soprattutto in assenza di autopsie? Ecco, questo è un altro fatto gravissimo. La prima cosa che si fa quando c'è una morte, soprattutto se questa avviene in ospedale, e curiosamente queste persone muoiono in ospedale, come mai non si sa, a casa non muore nessuno, la prima cosa che si fa, che si deve fare, è un'autopsia. Non sono state fatte. Addirittura il Ministero della Salute sconsiglia di fare autopsia, lo sconsiglia, che è di una gravità assoluta. Però attenzione, facciamo le autopsie, ma in un'autopsia io vedo quello che cerco. Non è detto che io veda la causa reale della morte. Per vedere la causa reale della morte, io devo andare a cercare nel polmone, nel circolo polmonare, devo andare a cercare questi trombi. E in questi trombi io devo andare a cercare ciò che c'è dentro. Se io non lo faccio, non avrò una risposta definitiva dall'autopsia, e quindi rischio di fare degli altri errori. Per non rischiare di fare errori, qui hanno bruciato i cadaveri distruggendo le prove, cosa che in un tribunale verrebbe guardata molto male, però questo è quello che si è fatto. Che cosa sappiamo di questo virus? Sappiamo che è un virus nato in laboratorio, non ci sono dubbi. Addirittura esistono dei brevetti su questo virus. C'è un brevetto del 2015 che dice: si prende questo virus di origine naturale, tutti i virus sono di origine naturale, e lo si modifica in questa, in quest'altra maniera,
e si può fare una splendida pandemia. Quello che sappiamo è che questo virus è molto infettivo, molto, molto infettivo. Infettivo però non vuol dire patogeno, cioè che dà malattie. Infettivo vuol dire che passa con molta facilità da persona a persona. Io sono convintissimo, e con me tanti altri studiosi, che se noi facessimo una ricerca su 60 milioni di italiani, 30 o 40 milioni li troveremmo tranquillamente infetti, senza che questo costituisca patologia. Noi viviamo a contatto con miliardi di tipi diversi di virus, miliardi, molti dei quali sono totalmente sconosciuti, ci sono sconosciuti perché ci sono indifferenti. La quasi totalità dei virus ci è indifferente e anche questo virus è veramente molto poco patogeno. Diventa patogeno se è trattato male e soprattutto se si vive nel terrore, perché poi anche il terrore è una concausa di patologia. Chiarissimo. Domanda lunga. Il distanziamento sociale ha veramente una funzione meccanica? Questo del distanziamento ci sembra una questione controversa, che cosa ne pensa? Ma ha senso quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità quando afferma che l'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale, in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, è quello di ridurre la velocità di diffusione del virus? Ma il distanziamento in relazione al virus è misurabile e con quali parametri? In Romagna si sono ipotizzate distanze tra file di ombrelloni di 5 metri, in Liguria Totti ha dichiarato che il distanziamento è di 3, adesso in questa seconda fase hanno tutti concordato per un metro, ma ci sono fondamenti scientifici per queste cose? Nessun fondamento scientifico, tant'è vero che proprio in questi giorni dall'ospedale Spallanzani di Roma qualcuno si è finalmente deciso a dire che qui siamo veramente di fronte al grottesco. Il virus non è un geometra che misura la distanza, un metro, ma questo è 1,10 m, non ci arrivo, qui siamo veramente al grottesco. Queste misure non hanno nessun senso, il distanziamento sociale non ha nessun senso, come non ha nessun senso le mascherine, non hanno senso le mascherine, come non solo non hanno senso i guanti, ma fanno tanto male. Così come non ha avuto senso il famoso lockdown, cioè chiuderci in casa, anzi, quello è stato veramente un peggiorativo non piccolo, perché si è impedito di prendere il sole, senza sole la vitamina D non viene metabolizzata e quindi le nostre difese immunitarie precipitano, poi l'umore si abbassa e qualunque medico che si ricordi quello che ha studiato all'università sa che un umore scadente, un umore cattivo, aumenta la capacità del patogeno di instaurarsi, e quindi abbiamo fatto molto molto male. Cioè, se questo virus, che è poco patogeno, aveva degli alleati, li ha avuti con i nostri politici e con i nostri medici che hanno viaggiato a 90 gradi davanti alle follie di una manica di ignoranti, quali sono tutti i politici. Però io, da vecchio sportivo, mi devo complimentare, perché io non avrei mai pensato che delle follie di questo genere potessero trovare credito, il che vuol dire che chi ha lanciato queste appunto follie è stato veramente molto 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 bravo, perché non soltanto vedere dei poveri personaggi che viaggiano in bicicletta o che fanno giochi con la mascherina è qualcosa che è mortificante, ma vedere addirittura dei medici, che tanti medici che danno credito a cose di questo genere, significa una sconfitta per l'umanità, ma un trionfo per questi farabutti. Chiarissimo. Dottor Montanari, che terapie ritiene possibili per questo tipo di contagio? Questa è una domanda molto, molto interessante, perché i patogeni, per essere tali, hanno bisogno di un territorio. Cerco di spiegarvi in una maniera abbastanza semplice. Se io prendo un chicco di grano
e lo lascio cadere dentro un terreno arato, ho molte probabilità che quel chicco di grano dia origine a una spiga. Se io lo stesso chicco di grano lo faccio cadere su un marciapiede, sono certo che la spiga non uscirà mai. Quindi il patogeno è patogeno, patogeno in greco vuol dire generatore di malattia, lo è solo se trova un terreno adatto. Quindi che cosa devo fare io? Se io vado a combattere il patogeno, faccio una stupidaggine come stiamo facendo adesso. Le varie sanificazioni sono grottesche, perché io non potrò mai combattere il patogeno, perché sarebbe una guerra mondiale comunque perduta. Io che cosa devo fare? Devo fare la cosa più banale di questo mondo, rendere il mio organismo non ospitale per questo patogeno. Ma questo lo disse addirittura Pasteur alla fine della sua vita. Quando Pasteur, siamo a oltre 150 anni fa, se ne stava morendo, si accorse che il patogeno, certo è importante, ma più importante ancora è il terreno. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo semplicemente rendere il nostro corpo, il nostro organismo, resistente al virus. Ma il nostro corpo è già resistente a miliardi di virus, di batteri, di funghi, di rickettsie, di parassiti. Basta semplicemente trattarlo come si deve, cosa che noi non stiamo facendo. Per esempio il lockdown è una mazzata a questo povero organismo che cerca di difendersi. Quindi dobbiamo mangiare bene, dobbiamo prendere il sole, dobbiamo fare una vita regolata, dobbiamo fare movimento, non dobbiamo assumere sostanze deleterie come il tabacco, come le droghe, e il nostro organismo è tranquillamente capace di difendersi come fa nei confronti del 99,999% dei potenziali patogeni. Bene. Dottor Montanari, lei sa che il nostro movimento 3V, che è un movimento politico, sta lavorando attraverso un gruppo ormai molto ampio di medici per definire quella che chiamiamo una politica della salute. Quale sarebbe, secondo lei, una politica della salute in un contesto come quello attuale e cosa dovremmo fare come movimento non appena ne avremo le possibilità? È una domanda, questa è una domanda, la domanda è facile, la risposta è che è difficile. Che cosa dovremmo fare? Io non lo so, perché io non sono portato per la politica e poi ho un caratteraccio, quindi io mi arrabbierei tanto e non arriverei da nessuna parte. Che cosa dovremmo fare? Intanto dovremmo fare in modo che i medici possano fare i medici, e questo sarebbe già tanto, sarebbe già veramente tanto. Fare il medico è quello che diceva Ippocrate, cioè fare il bene di chi si rivolge a noi, di chi si rivolge a loro, non il bene di qualcun altro, non il bene delle ditte farmaceutiche, non il bene del politico di turno, ma neanche il bene, l'interesse proprio. Per esempio, qui apro una piccola parentesi, i medici ricevono una mancia per ogni vaccinazione che fanno. Questa è una cosa mortificante. Il medico che riceve la piccola manciatina di euro per ogni vaccinazione che fa, rinuncia alla propria dignità di medico e di uomo, perché questi medici che vanno a vaccinare per il morbillo, che ha già avuto il morbillo, che vaccinano senza avere la più pallida idea di che cosa stanno iniettando, senza sapere nulla della persona a cui stanno somministrando il vaccino, semplicemente per prendere i 7, 8, 10, 12 euro per ogni vaccinazione, sono veramente mortificanti. Quindi il medico dovrebbe ritornare a capire che fare il medico non è un mestiere come un altro, è una missione. Non si è capace di fare una missione, ci sono tantissimi altri mestieri che non richiedono questo approccio morale, facciano altro, ma il medico deve fare il medico. E quindi questa sarebbe già una soluzione, una parte grossa della soluzione.
Poi il politico. La politica non è l'arte del compromesso, come si sente spesso dire. La politica è la conduzione virtuosa della cosa pubblica. Se il politico o l'aspirante politico non si sente in grado di fare questo, faccia altro. Perché anche fare il politico è una missione. Se noi abbiamo dei medici missionari, abbiamo dei politici missionari, il problema si risolve da sé. E invece non abbiamo né l'uno né l'altro e quindi non abbiamo soluzione. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna fare una cosa importante, cioè bisogna che ognuno di noi pretenda di riprendersi le chiavi di casa, perché questa è casa nostra. L'Italia è popolata da 60 milioni di italiani e l'Italia è casa dei 60 milioni di italiani che sono i protagonisti della Costituzione. A loro è dedicata la Costituzione, che è la garanzia che il governante presta al governato. Ora la nostra Costituzione è stata completamente calpestata, distorta, e quindi il popolo, invece di reagire chiedendo le chiavi di casa, semplicemente si è inchinato. E allora questo è andato ad aggravare la situazione. Quindi qual è la soluzione? Io non lo so. La soluzione è: torniamo a essere virtuosi. Io di questo non saprei dire. Grazie, dottor Montanari. Io avrei finito le domande che volevo porle. Lei si sente di aggiungere qualcosa in conclusione di questa intervista? Sì, aggiungo che io ho 71 anni e avere 71 anni oggi è un privilegio. Un privilegio perché io ho molte meno probabilità di vedere il futuro di quanto non abbiano i bambini. Io non vorrei essere un bambino oggi. Grazie, alla prossima.